Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi di tutti i nuovi prodotti pH Bio Plus di cui mi avete chiesto in tantissime su Instagram e che sinceramente sono contentissima di avere qui, grazie come sempre a mio padre, ma adesso vi spiego tutto. Come sapete, qualche settimana fa è uscita da Lidl un nuovo espositore appunto con dei prodotti pH Bio e questi appunto non sono i classici prodotti pH Bio di cui vi ho parlato in tantissimi video, che naturalmente vi lascio man mano qui sopra, ma è una sorta di nuova linea per viso, corpo, capelli, sempre appunto prodotta da pH Bio. Come per la pH Bio normale, anche questi prodotti hanno naturalmente un INCI ottimo, tutti a base di estratti naturali, ma la vera novità appunto che abbiamo tra la linea pH Bio è che con la Plus sono stati introdotti alcuni nuovi prodotti per la skincare, quindi appunto per il viso, cosa che almeno io prima non avevo mai visto. Ho visto tutti questi prodotti, come vi dicevo anche prima e come vi ho condiviso anche su Instagram, sul volantino, però io non sono potuta andare, come sapete, da Lidl perché è fuori il mio comune di residenza. Però è potuto andare mio padre per me e gli ho segnalato i prodotti che comunque avevo piacere di provare e lui gentilmente me li ha presi e quindi li ho qui con me. Ci tengo come sempre a scusarmi, spero che questa situazione si risolva il prima possibile, di modo che comunque possa riandare io personalmente da Lidl a fare tutti i miei acquisti. Partiamo subito dai prodotti per capelli, che sono totalmente 6, 3 shampoo e 3 balsamo. Allora, gli shampoo presenti sono lo shampoo per capelli secchi e sfibrati, lo shampoo per tutti i tipi di capelli e lo shampoo per capelli grassi. Tutti questi prodotti hanno un prezzo di 2,99 euro. Fra tutti gli shampoo appunto presenti nel volantino, alla fine io ho voluto provare questo shampoo qui, ossia il pH Bio Plus shampoo per capelli secchi e sfibrati, arricchito con olio essenziale di arancio, dolce e limone, estratti di malva e achillea e burro di karité per capelli idratati e morbidi. Qui è riportato praticamente che il flacone è 100% riciclato e questo prodotto pH Bio è biologico e certificato, vegan ok, natural origin e naturalmente certificato IAB. La confezione di questo contiene 250 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi. La cosa che è cambiata rispetto naturalmente ai prodotti pH Bio è il fatto che qui dietro, sia come per i prodotti Garnier, spiegato benissimo l'INCI e questa cosa mi piace moltissimo. Abbiamo infatti la lista degli ingredienti, l'origine e poi la funzione, e questa cosa naturalmente è ottima perché è proprio spiegato tutto in maniera molto molto approfondita e secondo me è sempre una marcia in più. Allora, vi do su questo prodotto una mia prima impressione, perché comunque, come potete vedere, l'ho già provato 3 volte di preciso. E ragazze, io continuo a non amare assolutamente gli shampoo pH Bio. Purtroppo, ragazze, io ho segnalato a mio padre di prendermi lo shampoo per capelli secchi e sfibrati perché io ho capelli secchi, però non ci siamo. Ha assolutamente un profumo fantastico, si sente molto il mix fra arancio e limone, però quando lo vado ad applicare sul capello, poi tende a seccarli ancora di più. È una caratteristica che riscontravo anche con gli shampoo pH Bio normali, tra virgolette. Ne ho provati tantissimi, lo potete vedere anche nel video che vi lascio qui sopra, però io non mi sono trovata affatto bene, almeno come prima impressione, con questo shampoo, come per gli altri. Magari fatemi sapere anche voi se avete provato questo o un'altra delle due tipologie di shampoo pH Bio Plus e se invece vi siete trovate bene. Mi dispiace tantissimo perché comunque ha un prezzo ridicolo e una formulazione davvero fantastica.
Gli ultimi tre prodotti per capelli sono, vi dicevo, tre balsamo, ossia il balsamo per capelli secchi e sfibrati, il balsamo per tutti i tipi di capelli e il balsamo per capelli grassi. Tutti hanno un prezzo di 2,99 euro. Naturalmente, abbinato allo shampoo, ho deciso di provare il balsamo per capelli secchi e sfibrati. È sempre a base di olio essenziale di arancio dolce e limone, estratto di malva e achillea e burro di karité. Sempre flacone riciclato, sempre prodotto biologico e certificato, e naturalmente dietro è riportato nello specifico tutto l'INCI. Anche questa confezione contiene 250 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi. Naturalmente ho provato abbinato allo shampoo anche il balsamo e vi dico che mi sono trovata davvero benissimo, come in passato mi ero trovata davvero molto bene con il balsamo pH bio normali tra virgolette, e anche questo potete vederlo sempre nel video. Oltre ad avere un profumo buonissimo, devo dirvi che lascia le punte morbide, non le fa seccare assolutamente, ma neanche le ingrassa, e per me è un prodotto fantastico e almeno come prima impressione lo reputo un prodotto eccezionale. Passiamo ora a parlare dei prodotti per il corpo, quindi per la cura del corpo, che sono totalmente 9, davvero tantissimi, e ragazze, come vedrete, hanno prezzi davvero molto molto bassi. Per prima cosa abbiamo ben 4 bagnoschiuma. Tutti e 4 hanno un prezzo di 2,99 euro ed ogni confezione contiene 500 ml di prodotto. I bagnoschiuma sono energizzante e tonico, energizzante e fresco, rivitalizzante ed infine delicato e rilassante. Come potete vedere, non ho qui alcun bagnoschiuma perché ho deciso di non acquistare questi prodotti, in quanto da quello che mi è sembrato dal volantino li ho visti davvero molto molto simili ai bagnoschiuma precedenti, che comunque erano usciti con la linea pH bio. Se comunque sono simili a quelli, posso dirvi che sono prodotti fantastici, almeno io mi sono trovata molto molto bene perché non mi hanno assolutamente seccato la pelle. Gli altri due prodotti per il corpo sono le creme corpo, che hanno un prezzo di 3,99 euro ed entrambe contengono 200 ml di prodotto. Si distinguono perché una crema corpo è nutriente, mentre la seconda crema corpo è idratante. Alla fine ho deciso di non acquistare neanche queste creme, in quanto mi sembravano di nuovo molto simili alle creme di pH bio, quelle che ho provato sempre nel video che vi lascio qui sopra, e anche in quel caso mi sono trovata davvero molto bene, quindi sì, vi consiglio di provarle. E stessa cosa vale anche per le creme mani, che sono totalmente 2, e sono la crema mani idratante e la crema mani nutriente. Entrambe hanno un prezzo di 2,49 euro e contengono 75 ml di prodotto. Ho comunque tralasciato l'acquisto di prodotti per il corpo perché in questo video voglio concentrarmi a farvi vedere le belle novità che sono uscite per il viso, che sono totalmente 3, ossia il detergente viso delicato e 2 creme viso, che quando ho visto sul volantino ho detto no vabbè, questi prodotti devo assolutamente provarli, in quanto mi hanno incuriosito proprio a primo acchito. Il detergente viso delicato ha un prezzo di 3,99 euro, si presenta in questo modo, quindi devo dirvi che ha un packaging davvero molto simile a quello dei vari shampoo e balsamo, però naturalmente, a differenza dei precedenti, questo ha il dispenser a pompetta, e questa cosa naturalmente mi piace moltissimo perché in questo modo non si ha assolutamente spreco di prodotto e si può dosare tranquillamente mettendolo sulle mani pulite. Appunto, questo è un detergente viso delicato arricchito con olio essenziale di lavanda e geranio ed estratto di fiordaliso per una pelle perfettamente deterza. Anche qui flacone 100% riciclato e ha le varie certificazioni biologiche. INCI ottimo ed è spiegato naturalmente qui dietro. Contiene 250 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi. Naturalmente, come potete vedere, un detergente in gel
E la profumazione che si sente maggiormente, purtroppo, è la lavanda. Dico purtroppo perché io non adoro moltissimo, ecco, la profumazione della lavanda, però, voglio assolutamente provarlo in video con voi, quindi adesso vi lascio alla clip dove lo proviamo per la prima volta insieme. Buongiorno ragazzi, allora mi sono svegliata da pochissimo e approfitto ora per provare con voi naturalmente il gel detergente Viso PH Bio. Si tratta naturalmente di questo prodotto di cui vi ho già largamente parlato appunto nella clip video precedente e adesso ho le mani pulite e lo proviamo subito insieme. Ho deciso di provarlo appunto come ho fatto anche nell'altro video, quello riguardante i prodotti Garnier Bio, direttamente sulle mani e applicandolo sul viso, perché comunque è almeno un modo con cui l'altra volta mi sono trovata bene. Quindi metto direttamente il gel detergente sulle mani, si presenta in questo modo, è un liquido trasparente e vado a semplicemente strofinarlo sul viso. Come sensazione appena applicato mi sembra molto molto simile, scusate se mi ripeto, a quello di Garnier Bio, però rispetto a quello è molto molto meno spumoso, dà una sensazione fresca sulla pelle, davvero buonissima. È un mix tra arancia e limone e devo dirvi che è molto molto piacevole. Vado a risciacquare ora il prodotto con dell'acqua fresca e naturalmente con l'asciugamano vado a tamponare asciugando tutto il viso. Beh ragazze, devo dirvi che non sento assolutamente la pelle tirare. Non mi ha dato alcun fastidio alla pelle assolutamente, anzi il contrario, la sento davvero rilassata. Devo dirvi che come prima impressione, recensione assolutamente molto molto positiva, mi è piaciuto davvero tantissimo, è un prodotto comunque con inci ottimo e in base al prezzo e agli ingredienti, secondo me vale davvero la pena provarlo. E devo dirvi che sento la pelle molto molto liscia, soprattutto qui nella zona delle guance. In conclusione, penso che comunque sia un gel detergente davvero delicato e che è adatto a tutti i tipi di pelle. Infine, gli ultimi due prodotti di cui andremo a parlare sono poi le creme viso e sono rispettivamente la crema viso idratante e la crema viso nutriente. Entrambe hanno un prezzo di 4,49 euro. Purtroppo mio padre è riuscito a trovare nell'espositore solamente questo prodotto qui, ossia la crema viso giorno idratante, arricchito con olio essenziale di arancio dolce e limone ed estratti di bacche di goji e fiordaliso per una pelle fresca ed idratata. Io quando l'ho vista per la prima volta sono rimasta davvero colpita, soprattutto per l'estratto di bacche di goji e fiordaliso. Qui abbiamo un packaging esterno in cartone. La confezione contiene 75 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi. Anche in questo caso l'inci è riportato qui dietro, è sempre un prodotto certificato e devo dirvi che la confezione della crema viso è molto molto simile a quella delle varie creme mani. Parlo adesso con voi la prima volta, giusto perché voglio sentire la profumazione, sono troppo curiosa. Ha un profumo fresco buonissimo e secondo me è un ottimo prodotto, soprattutto spero per l'estate. Vi lascio ora alla clip in cui appunto proviamo questa crema viso insieme. Naturalmente non posso darvi una recensione perché provando una crema solo un giorno, solo una volta, non mi sembra il caso di sbilanciarmi. Magari vi farò sapere la recensione più approfondita di questi prodotti dopo almeno un mese di utilizzo. Allora ragazze, sto per andare a letto e volevo provare adesso con voi questa crema di cui vi parlavo appunto nel video PH Bio Plus. Naturalmente mi sono struccata, quindi scusate se mi vedete in queste condizioni. Questa, come vi dicevo, appunto, è una crema viso giorno idratante. Io la sto provando per la notte, per la sera. La consistenza è quella di una classica crema a viso, quindi non troppo liquida naturalmente, colore bianco, profumo, non si sente tantissimo. Adesso vediamo un attimo di applicarla al meglio e fare anche un massaggio. Naturalmente non la applico,
ha un profumo agrumato buonissimo, vi dicevo non la applico sul contorno occhi e almeno come prima impressione non è molto molto pesante, anche se in realtà secondo me, come è scritto anche lì sopra, è molto idratante. Forse la quantità di crema che ho applicato è troppo poca perché già ho notato che si è assorbita e questo direi che è un'ottima cosa per il giorno se non si vuole appunto un prodotto troppo pesante. Quindi sì, secondo me come crema al giorno potrebbe andare. Appena proprio messa dà una bella sensazione di freschezza e secondo me questo è dato soprattutto dal mix limone-arancia. Vorrei quasi sbilanciarmi dicendovi che secondo me è molto adatta, è più adatta a pelli grasse appunto rispetto a pelli secche e soprattutto adatta alla stagione diciamo estiva, quando non si vuole un prodotto troppo pesante da applicare giornalmente su. Quindi naturalmente la proverò bene nei prossimi mesi e vi farò sapere in un nuovo video. Comunque sono davvero molto contenta di tutta la nuova linea PH Bio, non mi aspettavo assolutamente questi prodotti per il viso, quindi ci tengo che voi mi facciate sapere se avete provato soprattutto le creme viso o il detergente viso, come vi siete trovate. Ci tengo a precisare inoltre che tutti i prodotti PH Bio sono made in Italy. Purtroppo la linea PH Bio Plus da Lidl è solo una limited edition, quindi non la possiamo trovare sempre in ogni momento in collezione permanente. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando come sempre un bacio grande. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!